Ok. Ci siamo. Allora, noi saremo esperte forse di cucito, ma non di riprese, quindi dobbiamo fare delle prove tutte le volte per iniziare. Allora, intanto vi saluto, se ci fosse qualcuno, appunto, mi serve sapere se si sente la mia voce, perché abbiamo cambiato cuffiette e non siamo sicure che si senta bene, se no, e questo è il mio tono di voce con le cuffiette. Diversamente, se non si sente così, urlo per farvi sentire meglio. Ci sono, stanno scrivendo, ma io non leggo. Pure. Allora, perché non leggi? Perché? Perché c'è davanti. Ah, c'è il coso lì, ho capito. No, Allora, vabbè, però la adesso tecnologia è proprio una cosa seria. stanno collegando. State collegando, direi che qui Lista ci è saluta. pienamente estate, non so da voi, non mi diceva Vita l'altro giorno che a Potenza piove, 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 ma qui fa un caldo bestiale. Si sente, Si ok. sente, perfetto, allora posso iniziare con tranquillità, in modo che tutte quante possiate sentire bene. Peraltro io così da questa parte non sento, da questa parte sì, perché sennò. Però va bene, ma arriverò col microfonino, proprio una roba professionista tra un po', a settembre. Allora, vi ringrazio della presenza comunque perché fa caldo, perché è giugno, o siete al mare o comunque siete sicuramente in un momento magari di riposo, per cui vi ringrazio tutte quelle che mi guardano in diretta e che mi guarderanno. La prima cosa da dire oggi come comunicazione in realtà è che le riviste dovrebbero, la rivista numero 75 di Patch or Secret, che dovrebbe uscire in Spagna praticamente fra un paio di giorni, arriverà poi dopo, tra una decina di giorni anche da noi, per cui niente, vabbè, faremo il post naturalmente quando arriveranno. In copertina c'è i progetti miei e di Carla, che praticamente sono dedicati al mare, comunque l'avete già vista magari la copertina, per cui sapete già di che cosa si tratta. E poi vabbè, farò comunque la presentazione ufficiale con tutti i progetti. E invece per quanto riguarda oggi, il post che abbiamo così buttato lì ieri vi invitava ad una domanda alla quale, vabbè, era molto semplice rispondere perché chiaramente sono anche questi progetti dedicati al mare. E malgrado sia il 10 di giugno, ho pensato comunque di proporverli perché sono veramente semplici e quindi farete sicuramente in modo di realizzarli. Allora, i progetti in realtà che oggi vado a realizzare gratuitamente per voi e dei quali vi passerà il cartamodello e le sagome tra mezz'oretta, e quindi potete scaricarli direttamente, sono questi due portaocchiali. Allora, i portaocchiali chiaramente sono simpatici, carini, divertenti e utili anche come regalino così, però questo mi porta alla proposta successiva, che è quella di un corso online per realizzare la saccamare. Adesso spero che si veda come inquadratura, ok. La saccamare che, come potete vedere, ha delle belle dimensioni, adesso qua è piena di imbottitura, quindi può contenere tranquillamente l'asciugamano e la borsina magari dei prodotti, piuttosto che quello che preferite e desiderate portare. È monospalla, adesso me la metto così, così, vedete, mi vedete? Mi vedete così? Ok, quindi è molto semplice e comodo da portare e niente, naturalmente si può sbattere in lavatrice perché sapete che i tessuti possono essere tranquillamente lavati, quindi anche l'uso è molto, molto semplice ed è veramente semplice da realizzare. Insieme ho realizzato questa bustina adesso qua la vedete aperta, aspettate che ve la chiudo un attimo, quindi questa è una bustina che comunque potete anche portare a mano, quindi all'occorrenza andando al bar a bere il caffè, e all'interno abbiamo una, chiamiamola, selezione di tasche che può essere utile chiaramente per mettere il cellulare in questo caso, le monetine, le carte, il bancomat, quello che meglio preferite. Ok, allora questo è un set del quale faremo un corso online che verrà svolto sabato e quindi ci sarà un gruppo chiuso nel quale potete aderire e chiaramente seguire i video per realizzare entrambe le cose. Per le informazioni rispetto a questa cosa vi chiedo di contattarmi così per sapere il costo del materiale piuttosto che invece solo del corso, piuttosto che solo del cartamodello. Quindi in questo modo potete tranquillamente aderire sia al corso sia avere comunque la possibilità di fare la borsa e la bustina. Ok?
Come sempre vi chiedo se avete delle domande, delle info. Facciamo i Mi complimenti anche a piace. voi. Perfetto. E quindi prendo sempre, sempre complimenti, proprio me li prendo, me li metto in tasca e sono contenta. No, sta piacendo. No, è carina, guardate, a me piace, mi piace la forma sinceramente, ma poi vi posso assicurare che è chiaro che vabbè, mentre l'ho fatto dovevo un attimo studiare le misure, le cose e quindi rimane un pochino, ma se dovessi rifarne una nuova e sicuramente la devo rifare per il corso, a parte forse la parte dell'applicazione che comunque con carta termoadesiva e che vabbè vi spiegherò anche nel corso, eventualmente qualcuna di voi si senta limitata in questo senso. Però ci sarà anche la spiegazione proprio dell'applicazione con la carta termoadesiva, piuttosto che, vabbè, se uno ha voglia di farla in Apliquic, se conosce la tecnica, adesso io l'ho fatta così più velocemente, anche se sapete che a me l'Apliquic piace molto, però è stata una cosa più veloce. Quindi la borsa in sé in realtà è molto semplice da fare. All'interno qua non ho fatto tasche, non ho fatto tasche perché comunque è abbastanza profonda, si può sempre pensare di fare magari una taschina qui nella parte superiore perché sennò dovete andare giù a prendere la roba, però di conseguenza la bustina è proprio la parte che magari è più veloce e dinamica per contenere i vostri documenti. Ok? Ok, vado, quindi questa la riponiamo qua, qui, non per terra, no, mi dispiace, sporco per terra. L'appendo. Dove l'appendo? Qui non si può appendere. Allo scaffale. Nessuno deve guardare lo scaffale. Ok. Allora, vabbè, adesso però vi omaggerò di questo veloce, di questi veloci progettini. Adesso devo mettere gli occhiali, che in realtà non andavano messi perché dentro agli occhiali si rifrange. Cosa c'è? Si rifrange l'ombra della luce, quindi mi vedete con due praticamente cerchietti sugli occhiali, però gli occhiali devo mettere per forza perché sennò non ci vedo. Allora, due portaocchiali semplicissimi, li avrete già visti e rivisti, quindi uno con cerniera, ok, mentre l'altro ha questa apertura con il bottoncino per cui l'occhiale viene riposto all'interno. Iniziamo con quello con la cerniera. Allora, partiamo proprio dalla parte iniziale che comunque è valida per entrambi. Aspettate che avevo attaccato tutti i pezzi. Quindi tutte le varie parti hanno praticamente la trapuntatura che prende sia l'esterno che l'interno. Quindi sulla dimensione di tessuto che viene indicato nel cartamodello viene riportata la sagoma, vedete, non so se si vede Sì. questo segno rosso intorno così, viene riportata la sagoma, spillati i tre strati, perché qui è piccolino, quindi non c'è necessità di avere né colla né trapunta, cioè sì, né imbastitura. Quindi vengono spillati e trapuntato, in questo caso c'è la riga, quindi ho seguito la riga, se no, se vi volete disegnare le righe voi, se volete, se avete un quadretto, seguite i quadretti, questo chiaramente a seconda del tessuto che utilizzerete. Una volta fatto questo, dico sempre di fare comunque intorno tutto il puntino a pochi millimetri internamente alla sagoma, perché delle indicazioni della regia, alcune trapuntature magari non arrivano fino in fondo, quindi praticamente i lembi diciamo del perimetro potrebbero alzarsi. Invece così, facendo questa cucitura tutto intorno, abbiamo proprio praticamente la sagoma completamente fissata. Fatto questo, vado a tagliare sul segno, quindi l'ultima cucitura l'ho fatta a pochi millimetri internamente, ma anche proprio con dei punti lunghi, nel senso è proprio un'imbastitura. E vado a tagliare invece sul segno. Ok, non sapete che caldo che ho qua, forse ve l'ho detto l'altra volta, perché in questo angolo qui non passa l'aria, quindi fa caldissimo. Naturalmente vi devo incentivare e, come dire, spingere a realizzare questi progettini in modo da postarli e farci vedere che insomma vi siano piaciuti e che avete avuto non avete avuto difficoltà. Cos'è? Con l'hashtag. Con l'hashtag, scusa. Non capisco niente di questo. Allora, con l'hashtag io cucio con la Stefi, mi E il raccomando, cancelletto. che è il cancelletto. Sono vecchia. Ok, allora. Dunque, in questo caso qui ho già realizzato la mia applicazione. Aspettate che sempre tolgo gli spilli. In questo caso ho già realizzato la mia applicazione, quindi carta termoadesiva,
Ho fissato la mia applicazione con il puntino triplo, come sapete che io utilizzo invece magari al posto del punto festone. Naturalmente, è fatto a macchina, chiaramente, avendo già trapuntato i due pezzi insieme, dall'altra parte avrò le cuciture a vista, ma tutto sommato non ci interessa perché tanto sono interne, tagliamo i fili che magari sono in eccedenza, ma poi non ci danno fastidio. Quindi di qua avrò la mia applicazione sul retro, adesso non l'ho fatto, però fate adesso il ricamo in modo da avere la parte tutta bella libera e non avete difficoltà se volete fare il ricamo, un'altra applicazione, insomma, quello che meglio preferite, oppure anche niente, tanto è sempre un portaocchiali. Ok, quindi cosa vado a fare? Ad entrambe le parti vado ad applicare il binding, qui l'ho già fatto, qua lo faccio adesso, quindi dritto contro dritto nella parte superiore metto due spilletti per bloccare e vado a cucire con il piedino da patchwork lungo questa. Aspettate che accendo la macchina. Grazie. Sono un po', ma da dove si è? 90 persone. Ma da dove? Da dove? Raccontateci, dai. Dai, lo sapete che poi dopo a un certo punto, quando devo lavorare così, non so che cosa raccontarvi. Raccontatemi voi delle cose. Dunque, cos'è che dobbiamo chiedere? Dobbiamo chiedere se hanno degli spunti per noi in generale. Forse me l'avevate già detto l'altra volta, quindi qualcuno aveva detto cose per bambini, perché noi ci stiamo chiaramente preparando per settembre, perché adesso questa è la stagione un pochino più tranquilla. Grandi cose per settembre che non vi sto a dire, ma abbiamo dei progetti. Una fiera a Bergamo che viene impostata in una maniera diversa dal solito, ma non vi posso anticipare niente perché, vabbè, non sarò, cioè diciamo che non spetta a me anticipare. Noi probabilmente avremo due stand, ma insomma, vediamo tutto, per cui siamo piuttosto agitati in senso positivo in questa cosa. Poi uscirà una pubblicazione mia con un'altra persona, insomma, praticamente agosto, ma agosto non esiste, siamo Ci già dedichiamo ai loro progetti. bypassate, ok, però. Appunto, siccome gli stand vanno riempiti e ci piaceva così avere delle idee in più, perché sapete che noi siamo proprio disponibili ad accettare qualsiasi idea, vi aspetto le vostre idee, sia per quanto riguarda il mondo Natale, perché chiaramente ottobre si parla già di Natale, e sia per quanto riguarda altro, insomma, quello che magari pensate che vi possa piacere di più. Quindi, pronti via, intanto che io cucio. Intanto allora c'è Paola che ti guarda da Brindisi, Brindisi. Maria Ines che è ad Assisi, Gilda ci chiede cosa stiamo facendo, fai un recap veloce. Faccio un recap veloce, faccio dei portaocchiali a tema marino perché saranno collegati, cioè sono collegati praticamente, sono il pretesto per proporvi il corso online della borsa mare e della bustina mare. Per avere il set completo. Esatto, per avere il set completo. Bambina da Bello! Posti fantastici. Non mangiare. Ci chiedono se facciamo la fiera di Vicenza. lo so. Non lo so. Siamo timide. No, magari Vicenza sì, dai. Adesso vediamo un pochino di organizzare. Allora, ho cucito la cucitura, perfetto, mi attacco il ferro. Scusate, queste posizioni, ma. Ok. Guardate che sono velocissimi anche questi qua. Buongiorno Cinnaccia, dice ti aspettiamo al varco. In che senso? No, no, scherzo. Noi aspettiamo lei. No, dai, Angela, non fare Ciao così. Valerie. Bari, beh, questi posti li conosciamo, sapete che noi siamo ospiti in Puglia, a Brindisi arriviamo con l'aereo di solito. Poi a Torino non fanno nessuna fiera. Sì, no, fanno manualmente, la fanno ancora? Ecco. Non so, ci hanno chiesto se a Torino fanno qualcosa. Ah, brava, vedi, Bruna ha detto che si organizzano per venire a Bergamo. Madonna, vi aspetto, ragazze. Non sapete, guarda, tenetevi pronto. Allora, se tanto se voi venite da lontano, magari un giorno o venite 2 giorni, un giorno te li tiro per me. Un giorno voglio. Prendete un giorno per me. Buongiorno per la Stefi. Solo per la Stefi un giorno. Sono la stagione Intanto per per venirmi a salutare, e sapete che.
Ci tengo, mi fa piacere. E poi perché organizzeremo dei corsi e voglio che voi veniate da me. Voglio adesso così, mi piacerebbe, desidererei che voi veniste da me. A Allora, Roma, vai, Roma. di sera. Non sappiamo ancora. Non sappiamo ancora, ragazze. Io per venire in fiera devo chiudere qua. Ah, non so, chi può dirlo? Ok, allora scusate, intanto ho piegato il binding nel modo normale che anche voi sapete. Allora, io qua in realtà ho fatto una cucitura che non si vede perché è tono su tono, una filzettina sottile. Adesso uso il filo da imbastire che mi sono già preparata in modo da fare comunque un'imbastitura veloce, nel senso che non mi serve fare una cucitura fatta bene perché dopo con la cerniera che andrò ad attaccare, chiaramente il mio binding rimarrà bello fissato, quindi non è necessario che io vada a fare la mia cucitura solita a punto nascosto. Filo da imbastire che mi dura per tutta la vita. Non so, avevo paura che finisse, non so. Bruna dice, non sai quanto mi piacerebbe poterti conoscere di persona. Ma certo, venite, venite. Ecco, magari i momenti della fiera non sono i momenti più, perché siamo tutte un po' schizzate, però mi fa piacere assolutamente, anche perché do dei volti a dei nomi, insomma. E quindi questo mi fa piacere. Vedi Paola, che penso venga da Brindisi, dice, quando viene a Bergamo sto 3 giorni, 2 dedicati alla fiera. Uno a me e l'altro alla fiera. In No, dai, generale. mezza giornata a me. È bella, la fiera di Bergamo è bella, venite perché vale proprio la pena. L'anno scorso, a ottobre, c'è stato il primo rientro dopo il Covid, quindi magari è stato un po' titubante, noi c'eravamo, ci siamo divertite, abbiamo lavorato bene, quindi non posso dire niente, abbiamo avuto tanti nuovi contatti e tante nuove persone. Quest'anno credo che esploderà di più, però, perché c'è un po' meno paura, c'è un po' meno timore. Allora, vabbè. Faccio questa imbastitura veloce in modo da fissare. Gianna dice, nel senso che siamo sempre contente di vedere le tue creazioni. Grazie Gianna, la pago, Gianna la pago. È mia amica. Tua figlia dice, tutti a Bergamo. Chi è tua figlia? Tua figlia, l'altra, Lale. Lale? Sì, perché gli ho già detto di che prenderai giorni di ferie, l'ho detto Ah, tu stamattina. mandi tutta la famiglia a Bergamo. Sì, io ho 3 figlie, saranno tutte con me. Vediamo mio marito cosa fa in quei giorni. Ho questa forza lavoro che sfrutterò, pagando, non pensiate che me le sfrutto e basta. Ok, allora, a questo punto ho le mie due parti del portaocchiali. Vado a mettere la cerniera. Allora, aspettate perché quell'altra volta l'ho messa al contrario perché ho le cose al contrario. Ah no, scusate, vado a tagliare l'eccedenza qui del binding che non mi serve, l'avevo fatto un pochino più lungo e quindi eccolo qua. Ah, tutto sì. Sì, un po' la doccia. Ok, così. Allora, questa cerniera è lunga, comunque sia questa è da 30, credo. L'indicazione è da 25 perché mi serve averla un pochino più lunga perché adesso vado a mettere diciamo le parti finali, quelli che mi chiudono bene la cerniera, diciamo che la rifiniscono in modo così, in modo come si dice, in un bel modo, non mi viene la parola, e quindi Pulito. in modo pulito, quindi mi serve che non ci siano i metallini qua in fondo perché sennò farebbero troppo spessore. Quindi vado proprio a prendere la cerniera così centrandola rispetto alla bustina, questi li posiziono all'altezza della bustina con la parte piegata verso l'interno e vado a posizionare la mia bustina così. Ok? Metto uno spillo. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi il mio finalino di cerniera lo posiziono alla fine del pezzettino del portaocchiali e vado. Allora, adesso qui vi direi, imbastitela ancora? Non lo so. Io adesso vado a macchina e farò queste due cuciture. Vedete, qua si vedono una praticamente come una ribattitura che però non sia troppo attaccata ai dentini perché sennò dopo faccio fatica ad aprirla, quindi un
insomma, un mezzo piedino, e l'altra che mi batte dall'altra parte del binding in modo da fissare anche l'altro lato della cerniera, cioè la cerniera comunque è a vista, vedete? Qui ho fatto una cucitura schifosa. No, aveva fatto una cucitura, avevo montato male la macchina. Questi sono tutti pezzi che dovrei sfilare. Ok, sì, possiamo mettere uno spillo in più, insomma, non c'è necessità proprio di imbastire, però l'importante è che rimanga bella fissata così e che noi andiamo a cucire dall'inizio fino alla fine con queste due cuciture. Su con la Colombia possiamo Guarda, invitare. la Paola d'Aprile ha detto che ho fatto con te in fiera il progetto Porta Tisani. Chi E vedi Paola, ispira? io non me lo ricordo, cioè, allora Paola, non mi ricorderei la tua faccia, sinceramente no. Quindi è per quello che vi voglio, già non sono fisionomista di mio, nel senso che magari vi vedo quest'anno e poi dopo vi rivedo l'anno prossimo, ma non vi associo a un nome, vabbè, questo è un difetto mio, non è che sia colpa. Tiziana prende 2 giorni. Tiziana, ma lo so, vabbè, tu sei sul campo lì, abiti lì. Ti è comodo, visto anche l'altra volta, tutti i giorni. Ogni giorno è venuta praticamente con una persona diversa, ha fatto l'accompagnatrice praticamente. Katiuscia dice: verrò, no, scusa, sì, verrò. Sono stata a Sieges e voglio vedere quella di Bergamo. Mi hanno detto che è bellissima e poi mi piace molto tutto quello che realizzi. Grazie, sei molto gentile. Siges è ma insomma, un pensiero anche lì. Adesso sembra che vada in giro per il mondo, invece. Prima cucitura fatta. Facciamo la seconda. Non so se si veda. Si vede bene qua? Nel senso che io uso il piedino da patchwork, però uso la fessura praticamente, questa è una cosa che chi mi segue sa già, uso la fessura interna, praticamente questa parte destra della fessura qua, usiamo questa come puntatore. Vabbè che però... No, vabbè, non volevo creare panico. Il piedino da patchwork ha una fessuretta, diciamo che io sto come riferimento per andare dritto la parte destra della fessura in modo che la mia cucitura venga sempre comunque Guarda, aperta. guarda, guarda, Non ho capito. vedere? Faccio vedere? Quella fessuretta. Qua, questa fessuretta qua. È una mia, cioè lo uso per quello, poi basta che facciate una ribattitura con anche il metodo che meglio sapete voi e col piedino che è, io vi dico come sto facendo io. Ok. Arriviamo alla fine e praticamente molto semplicemente andiamo a mettere l'altro pezzo. Allora, l'ideale sarebbe aprire il cursore adesso perché nel momento in cui poi vado a cucire il cursore, per quello la cerniera è lunga, per cui il cursore rimarrebbe fuori, per cui lo vado ad aprire all'interno della mia bustina e procedo nello stesso modo, quindi anche questa che praticamente è stata solo imbastita con le due cuciture che vado a fare adesso mi rimane bloccata, poi andrò a togliere l'imbastitura. Questo uno me lo tengo io. Mi scappa via la cuffietta, non ho ancora trovato le cuffiette della misura del mio orecchio. Ok. E vado. E guardate che abbiamo praticamente finito. Ok, c'è il cursore, lo sposto dietro. Arrivano suggerimenti o Ancora. ancora suggerimenti? Allora, vi ho invitato per questo, su. Ah, ma per i progetti validi Sì, beh, noi abbiamo dei must, tipo l'albero origami, abbiamo alcune cose che riproponiamo perché abbiamo sempre comunque gente nuova e quindi ci Non piace. per i progetti, si possono poi sviluppare insieme. Che senso? Non ho capito.
non ho capito. Allora, abbiamo praticamente finito. Allora, adesso con la forbice brutta vado a tagliare le eccedenze della cerniera. Ok. E qua ci siamo. Ho tagliato già il binding, che naturalmente in questo caso deve essere in sbieco, quindi vedete che è elastico perché deve, vedete che è elastico, sapete, no? La differenza tra sbieco e dritto filo, quindi vado a dare una stiratina. Perché vabbè, non si date mai troppo lo sbieco, nel senso dategli proprio una botticella, perché sennò tende a perdere la forma. Allora vado a tagliare la mia parte superiore, questo anche qua mi viene da dire imbastite, però vabbè, è talmente piccolo. Però guardate che a me l'altro giorno è scappato un po' via. Comunque mettete degli spilli. Io quando metto lo sbieco non lo spillo, cioè non fesso lo sbieco con gli spilli perché mi tende, cioè, tende comunque a muoversi, quindi vado a fissare il soggetto e poi metterò lo sbieco. Eccomi qua. Allora, parto da lavoro sul davanti. E lascio praticamente un paio di centimetri nella parte superiore e poi dovrò lasciare un paio di centimetri in fondo. A piedino, quindi piedino peccior, mi faccio tutto il mio giro. Qua c'è un po' di spessorino perché c'è la cerniera, i binding. Io sapete che ho sempre il mio magico ago da materassaio che mi aiuta a spingere. Sperando di non rompere l'ago della macchina. Ok. Ho passato il punto più delicato, pian pianino lo sbieco, lo adeguo alla curva, non tiro, cerco di lasciarlo morbido, di non tirarlo e vado a cucire. Qui c'è una curvettina tonda di là, poi c'è una rientranza, per cui mi adeguo, seguo bene. Mi raccomando, fate in modo che rimanga sempre bello aderente al margine, quindi deve andarmi intorno al margine e arriverò pian pianino fino in fondo. Qua mi fermo, cambio un attimo direzione, tiro, no, tiro, cioè lo sposto, per finito di dire che non si tirava, lo sposto e vado. Una domanda? Si può tagliare la cerniera un centimetro prima della cucitura? A me viene sempre male. Nel senso che fa spessore sotto, che fa spessore in fondo? Vediamo. In questo senso dici? Allora, viene male quando è nelle bustine, perché in questo caso qua non dà fastidio, però magari quando si rivolta alla bustina sì, può essere che faccia grosso alla fine, quello che intendi. Sì, ha detto. Eh sì, non si può tagliare un pochino prima come dici tu. Bisogna stare attenti e non far scappare il cursore, però sì, si può tagliare o comunque dare dopo, cercare di togliere il più possibile il materiale dopo, quando hai fatto la cucitura, il che vuol dire tagliare proprio la cerniera, l'imbottitura, eccetera, eccetera. Comunque sì, è un difetto che purtroppo lo fa un po' sempre. Eliminarlo completamente è difficile, però puoi togliere un po' di cerniera comunque prima, sì. Facciamo un avanti e indietro se riusciamo. Ok, per cui abbiamo fatto il nostro giretto e andiamo anche qua a tagliare il binding con un paio di centimetri. Qua è importante cucito da cane, ma aspettate, rifaccio questo pezzetto perché tanto dico sempre che voglio tenere questi, voglio farli un po' benino, così li tengo. C'ho un accumulo lì di progetti fatti durante le dimostrazioni mai finiti, che non finiremo mai neanche. Però questo qui dai, riesco a farlo. Così uno me lo tengo io. Ok. Allora, taglietti sicuramente, però in questo caso i taglietti invece di fare proprio un taglietto,
Facciamo dei triangolini, proprio andiamo a togliere il tessuto. La Tiziana c'ha ragione, perché chiede se fa il corso della garden bag, perché lei voleva farla in versione cucita. No, siccome è un progetto che farò per una certa iniziativa, allora sì. Cioè, se, diciamo che a settembre, ecco, non adesso. Non so spiegarti, Tiziano. Cioè, non... a settembre sì. Perché uscirà in una situazione, capito? Quindi non lo posso anticipare tanto prima. È sempre la garden bag, nel senso che rimane quella forma, però avrà la finalità del cucito, abbinato ad altre cose. Ti ho risposto. Ok, allora. Niente, vabbè, semplicemente dopo aver fatto no, sicuramente ho fatto tutti questi tagli, ma quello più importante poi è questo in mezzo che ha questa curva interna. Ok. Ha detto ok, aspetterò. Vabbè, ovviamente se qualcuno vede un progetto vecchio, il corso anche one-to-one si può fare. Certo, sì, per quello sì. Adesso Sì. possiamo. Anche il Ecco. singolo online ormai si fa tutto. Allora, niente, una volta che poi ho rivoltato il mio binding, la parte superiore, questa che ho lasciato praticamente un po' più lunga, la vado a piegare così, verso l'interno, poi ripiego il mio binding. Diciamo che incappuccio un po' la parte finale e con il punto nascosto lo cucio tutto intorno fino ad arrivare ad avere la sagoma, la forma finita, ok? Fino ad arrivare ad avere questo così, ok? E fin qui ci siamo. Domande, dubbi? No, semplicissimo. Perplessità. Perplessità, no. Direi che è molto semplice, per cui se avevate dubbi con progetti più difficile, immagino che questo qui vi sia veramente molto limpido. Ok, passiamo a questo che è ancora più semplice, quindi adesso da 10 minuti ho finito. Allora, questo praticamente ha la stessa struttura di quello lì, nel senso che la base viene anche qua viene trapuntata con la parte esterna, l'imbottitura e l'interno contemporaneamente. Quindi ho disegnato la sagoma sul mio quadrato di tessuto. Ho messo l'imbottitura alla parte sotto, spillato e trapuntato sulle strisce, sulle righe in questo caso. E ho poi fatto la mia cuciturina tutta intorno al mio perimetro. Prima di fare l'applicazione, ho piegato in due, o comunque ho trovato la metà, e ho cucito questa riga che potrebbe essere agevolante per comunque la piegatura, o comunque mi dà la metà esatta della bustina, in modo da saper poi dove poter posizionare le applicazioni. Le applicazioni anche qua con la carta dermadesiva come abbiamo fatto prima, le vado a mettere a un centimetrino, diciamo, da questa piegatura, o comunque dovete sempre considerare il fatto che qua poi verrà il binding, quindi non mettetela troppo in alto. Qua non ho ricamato, però potenzialmente anche qua possiamo mettere un ricamo o un'altra applicazione. Ok, fatto questo, la cosa successiva che devo preparare subito è l'accetto. Ok, l'accetto è un pezzettino di tessuto 3x10 che vado a piegare in tre, quindi con l'aiuto del ferro da stiro. Mi vedono con l'aiuto del ferro da stiro? No, aspetta. Vado qua. Mi vedete? No, sei troppo alto. Lì? Mi Sì, scotterò? Guarda qua, mi sono scottata l'altra volta. Quando abbiamo fatto il corso qua, sono tutta storta. Allora, ho piegato col ferro da stiro una volta, poi piego, questo non è in sbieco, è tutto dritto qua, tanto è veramente un laccetto, e lo piego di nuovo verso l'interno, quindi faccio combaciare il lato esterno con la metà e
volendo lo piego, cioè lo stiro di nuovo, però anche senza stirare la volta successiva mi rimane bene sotto la macchina e vado a, questo è un'arma, vado a cucire sempre con la mia ribattitura questa parte aperta. Domanda, l'applicazione si potrebbe fare prima di mettere anche la stoffa interna o meglio farla dopo? E allora, il discorso è questo, se io la faccio prima, tu mi dai per non far vedere la cucitura interna, però poi se devo fare una trapuntatura, devo andare, cioè nel senso, io ho il mio tessuto esterno, ok? Vado subito a fare l'applicazione e ci sta. Però dopo, quando vado a mettere l'imbottitura e l'interno e voglio trapuntare, posso anche non trapuntare, cioè nel senso, perché in questo caso la trapuntatura tiene più, questa è un'imbottitura sintetica leggera, che poi stirando, non che si irrigidisca, però rimane ancora un pochino più rigida. Quindi il fatto di trapuntare è per tenere bene insieme i due pezzettini, in modo che l'interno non si stacchi dall'esterno. Se io vado a fare l'applicazione prima, devo fare in modo che la mia trapuntatura parta da qui, si blocchi qui perché non è che posso passare sopra l'applicazione, riprenda qua e vada fino alla fine. Quindi non avrò effettivamente la mia cucitura interna, che adesso voi vedete anche brutta perché non l'ho neanche rifilata. Però facendo così, cioè trapuntando tutto prima, ho comunque più compattezza, però lo puoi fare tranquillamente se non ti piace cioè, diciamo, il filo all'interno. Questo, giusto? Era questa. Allora, sono arrivata all'accetto, vado a fare la mia ribattitura per chiudere la parte aperta. Non vi capita mai che non scorra? Sì, anche a me. Praticamente l'attrezzo del secolo è questo. Una mi serve per chiudere, se vogliamo farne un'altra parallela e decorativa in modo da avere, vabbè, le due ribattiture. Ok, allora lei, che è l'accetto, allora io naturalmente ho fatto questa misura, non vi posso neanche dire che dipenda dal tipo di bottone, perché non posso, a meno che uno non voglia fare senza nessuna applicazione, un bottone grosso così, allora chiaramente l'accetto lo dovete adeguare al diametro del bottone. Qui non posso mettere un bottone gigante perché c'è comunque l'applicazione, quindi sicuramente sarà un bottoncino piccolo, così. Per cui la misura va bene. Allora vado dalla parte opposta, quindi sempre sull'esterno e la fisso, vedete così. Adesso la tiro su, aspettate che metto uno spillo, poi ve la faccio vedere meglio. Sara, ti ringrazio per la risposta. Niente, credo di aver capito giusto, giuro che sia andata bene la risposta. Allora, va messa così, quindi la parte dell'asola verso l'interno e i due cosini appoggiati come si chiama qua? Alla fine della sagoma. Allora, per non avere gli spilli in mezzo alle scatole, io adesso vado a fargli una cuciturina veloce, veloce, sempre a margine, in modo che rimanga fissata, ma che non ci siano gli spilli in mezzo. Ok, qua il binding invece è un binding unico che mi va tutto intorno, è chiaramente in sbieco perché sapete che abbiamo sempre le curve. Qui ho tagliato due pezzi, chiaramente devo fare una giunta. Vi ricordo sempre, guardate che però li stiro perché sono proprio antipatici, sono proprio non stirati. Ovviamente c'è anche il kit di questo. Sì, c'è scritto di tutto. Vi ricordo come si uniscono i due sbiechi, queste parti che sono a 45 gradi. Adesso qua chiaramente è un tinto in filo per cui non abbiamo un dritto e un rovescio, però andrebbero dritto contro dritto. Non uniteli facendo combaciare le punte perché questa cucitura mi porterebbe ad avere poi uno sbieco con un gradino. Devo praticamente posizionarli in modo che si crei un triangolino da una parte e di conseguenza dall'altra che abbia questa distanza come un margine di cucitura. Mi avvicino un pochino. Si vede poco perché magari il colore, però vedete che sono sfalsati, no? Cioè non sono messi così,
verrebbe istintivo dritto contro dritto metterli così, ma se io vado a cucire, cucio a piedino e di conseguenza avrei questo discorso così. Quindi io li devo spostare in modo che si formi questo triangolo che abbia questa parte, l'altezza forse, come un piedino, in questo caso 0,6 perché è il piedino patchwork. Me lo fisso un attimo. Comunque io devo andare a cucire praticamente da questo punto a questo punto qua, quindi dai due vertici di questi due triangoli. Adesso si vede bene perché è blu, ma con il filo. Quindi ho la mia cucitura, la apro, la stiro, comunque me la piego e vado a togliere questi due triangolini che eccedono. Quindi avrò la mia giunta, che peraltro ho fatta in sbieco così, anche se le strisce non fossero in sbieco. Quando attaccate i binding, questo tipo di comunque di cucitura che li unisce, diciamo che alleggerisce magari proprio la giunta tra i due tessuti, nel senso che magari si vede meno una differenza netta tra le due strisce. Allora, una volta che ho il mio sbieco, sempre da una parte, vado a togliere il triangolino in modo da iniziare in un modo dritto. Comincio in questo caso da questa parte qua, diciamo dove c'è un pochino più di dritto, così, e vado ad attaccarlo tutto intorno fino ad arrivare qua. Faccio la mia piegolina iniziale, sempre sul dritto, metto un mio spillo e anche qua vado a fare tutto il giretto come abbiamo fatto lì intorno. Non è piccante se gira la telecamera. Tutto bene. Ma che l'altra volta si era girata con la Lori che si era spaventata. Sembra facile. Ognuno fa il suo lavoro, questo non è il nostro lavoro. Però bisogna un po' studiare un po' anche le cose che la tecnica ci permette di fare. Ormai il mondo è così, bisogna aggiornarsi continuamente. Lei si aggiorna continuamente, io no. Assecondate sempre il percorso, pian pianino. Adesso è un po' più lungo dell'altro, quindi ci metto un pelo di più. Come sempre voi fatelo meglio di me, sapete che voi potrete farlo sicuramente meglio di me, io faccio sempre un po' troppo in velocità. Beh, questo anche perché all'inizio qua. Che cosa? Ok, se non ho sentito. Perché all'inizio ci Ah! sono dei progetti. Sì. Ah beh, va benissimo questo come all'inizio. Ah. Ma sì, adesso poi perché ci sono le cabine, ma se decidete di mettere qualsiasi altra cosa, potete cominciare a pensare ai regali di Natale, che. Io credo che gli occhiali, non tanto da vista, perché vabbè, non per forza tutti abbiano gli occhiali da vista, ma anche comunque gli occhiali da sole, quindi può essere sicuramente qualcosa di apprezzabile anche per un regalo a Natale. Adesso le sagome le avete, decidete che applicazione metterle, poi potete. Colori. I colori e via. Sono arrivata. Sono arrivata scesa però. Cadendo. Eccoci qua. Allora, per terminare il binding, bypasso, diciamo, la parte dove ho iniziato di un paio di centimetri, ma no, un paio tanto, di un centimetro e mi blocco. Avanti e indietro. Ok.
Vado a tagliare l'eccedenza di tessuto perché in questo caso abbiamo comunque una codina che ci avanza. Ok, anche qua vado a fare tutti i miei vari tagli. La Daniela dice: Stefania, oltre ad avere dei progetti molto carini, hai anche delle stoffe bellissime. Sapete che il mio amore per i tinti in filo, vabbè, ma lo sapete, non muore mai, anzi, si alimenta ogni volta che vedo le cartelle. Purtroppo, cioè, ogni volta che mi prendono momenti di entusiasmo e comprerei tutto. In realtà, poi non ci stanno, ma va bene. Beh, ogni progetto poi può Sì, essere modificabile anche a seconda della necessità, comunque. assolutamente, certo. Ok, non faccio i taglietti, comunque sia, questo va tutto rivoltato come abbiamo fatto prima. Tutto rivoltato, cucito a punto nascosto, ma anche qua potete anche decidere di imbastirlo e di cucire comunque sempre con una ribattitura tutto intorno in modo da sveltire comunque il discorso del punto nascosto. Una volta che l'avete tutto ben bloccato, chiaramente viene piegato, ok? Piegato, adesso ve lo faccio vedere da qua. Allora, la parte dietro viene sollevata e anche qua praticamente vengono dati due puntini per bloccarlo di fianco in modo che vada a prendere il bottone, ma questa è l'ultima cosa. La prima cosa che dovete fare, in questo caso per forza macchina, dovete fare una cucitura a punto nascosto da una parte e dall'altra, magari abbastanza fitta in modo che rimanga bella forte, insomma, in modo che non si strappi al primo inserimento di occhiali. Qua alla fine magari date qualche punto in più. Magari date qualche punto in più in modo appunto da rinforzare la parte finale, la parte iniziale. Io sono arrivata qui in modo che la bustina comunque si apra nella cecità più assoluta, si apra, gli occhiali vengano inseriti bene, lo posso chiudere tranquillamente e sfilare tranquillamente senza lasciarla troppo larga. Però, insomma, dipende anche da che occhiali avete. Magari gli altri miei occhiali sono più grossi, per cui magari invece di arrivare fino lì posso arrivare anche a un centimetrino in meno e un centimetrino in più. Però quello poi lo vedete voi. E anche questa è fatta. Quindi, allora, queste sono finite e spero di vedere le vostre. Mi farebbe piacere veramente vedere le vostre. Il cartamodello è già stampato e pubblicato, no, stampato e pubblicato, per cui se proprio non avete niente da fare nella prossima mezz'ora potete cominciare e quindi fra 2 ore postarmelo. La prima che arriva vince. La prima che arriva un premio. Grazie, Ok? tagliate. Tagliate. Io cucio con la Stefi, sempre cancelletto, no, no, hashtag, cancelletto, hashtag. Io cucio con la Stefi. Quindi, allora, torniamo un attimo indietro, per chi eventualmente non avesse visto la mia presentazione della borsa mare, poi metteremo il post. Sabato partirà il corso online per la realizzazione della borsa. È disponibile il kit, è disponibile il cartamodello, è disponibile anche solo il corso online per eventualmente essere seguiti nella realizzazione della borsa e della bustina. Per i corsi online scrivete Facebook, telefono, Instagram, WhatsApp, Instagram, telefono, email, email. Se ci ovunque. volete raggiungere, ci raggiungete. Va bene, care donne, allora vi ringrazio della presenza e vi auguro una buona settimana, una buona permanenza se qualcuno è già via in vacanza o comunque insomma un buon proseguimento di tutto. Niente, buona domenica per domani e per qualsiasi cosa contattateci pure. Grazie mille a tutte, grazie. Grazie.